terra un nuovo video. Questo è il primo video che mi vedete con i capelli corti. Oggi, tra l'altro, li ho proprio appena lavati e li ho lasciati naturali. Questo è il mio mosso riccio naturale. Fatemi sapere se vi piacciono così. E oggi volevo truccarmi con voi e nel frattempo farvi vedere un esperimento che ho fatto, che ho pubblicato su dei gruppi di Neve Cosmetics. Magari quei gruppi ve li lascio giù nell'info box, se siete appassionate sono molto molto carini da seguire. E devo dire che mi hanno fatto 3.000 complimenti perché comunque è uscita fuori una cosa carina, ovvero vi spiego. Sapete, per chi mi segue dall'inizio, che quest'estate avevo utilizzato tantissimo il fondotinta minerale di neve, ovvero l'Eye Coverage Foundation, nella tonalità Light Rose. Ma una volta finita l'estate comunque tendo un po' a seccare la pelle, quindi durante l'inverno non lo uso e ne era rimasto davvero poco e ho cominciato a fare le palline. Ho letto che questa cosa era dovuta anche al fattore dell'umidità. Per evitare di buttarlo, perché insomma poi mi dispiace, che ho fatto? Ho creato una mia personale BB cream, ovvero ho aggiunto al fondotinta minerale la crema Eterea, sempre di Neve Cosmetics, che sapete che io la amo, è molto idratante ma leggera al tempo stesso. Io non l'ho ripresa questa cosa perché pensavo venisse fuori una cosa non molto, non lo so, non pensavo venisse fuori una cosa così carina. E invece l'altro giorno ho messo la foto anche del risultato ed è davvero fantastico. Questo qui è l'aspetto. Io adesso però ci vado ad aggiungere un altro goccino di crema perché è venuto un po' troppo pastoso. Nonostante ciò, però, vi dico che ha una copertura altissimissima, cioè veramente alta, anche in confronto ad esempio proprio al fondotinta minerale in sé, che è sì coprente, ma con la crema non so, ha quel qualcosa in più. È comunque idratante e a me è durato, vedete, vado a girare con un cucchiaino per farlo amalgamare, anzi con il dietro di un cucchiaino. La cosa migliore sarebbe questa cosa farla ogni volta sul palmo della mano, diciamo, perché almeno così è sempre fresco, se così si può dire. Ma visto che io ne avevo talmente poco, infatti cioè sarà per 2-3 applicazioni, non mi andava di farlo ogni volta. Ho detto provo qui e amen, vediamo cosa esce fuori. E vi dicevo, viene fuori comunque un risultato uniforme, mi è durato tutto il giorno, fantastico. Cioè, voi della Neve Cosmetics, pensateci a fare una BB cream, un fondotinta liquido leggero. Cioè, no, vedete, arrivo al punto e me lo faccio da sola. Quindi adesso lo applico su tutto il viso. Ne prendo poca poca. Inizio intanto massaggiandola con le mani. Anche se l'altra volta, a dire il vero, l'ho stesa con il pennello, però visto che, come vi ho detto, è un po' più pastosa delle altre, magari con le mani, ecco qua non ho messa decisamente troppa, con le mani magari riesco a dosare un po' di più e poi magari vado a tamponare con una spugnetta nelle zone dove serve. E adesso vado a tamponarlo con una spugnetta. Questo qui è il risultato. Si vede che non è un fondotinta molto leggero, nel senso è leggero perché addosso non si sente, però si vede che è anche abbastanza coprente, anche perché mentre parlavo avrete sicuramente notato le imperfezioni che oggi ci sono, cioè tra bolle, brufolini e cosine varie, e devo dire che me le ha coperte davvero bene. Quindi io questo esperimentino vi consiglio davvero di farlo, magari appunto provate prima solamente sul palmo della mano una piccola quantità per un'applicazione sola, così vedete cosa vi esce fuori, se vi piace. Vorrei provare a fare la stessa cosa anche con nascondino di Neve Cosmetics, che giace lì nel mio cassetto perché è diventato tipo cemento armato, è diventato davvero duro. E cioè non si riesce nemmeno a prelevare, quasi è proprio complicata come cosa.
e magari voglio provare a fare la stessa cosa, anche se non so proprio come prelevarlo. Ci penserò. Se ci riuscirò e viene un risultato decente, e sicuramente ve lo farò vedere. Adesso continuo al volo con il resto del trucco, anche perché sono le 8 di mattina. Quindi io mi sono tipo alzata da mezz'ora, sono lavata i capelli, mi sono messa a fare il video, tanto devo uscire, quindi mi trucco con voi al volo. Faccio proprio davvero un trucco velocissimo. Vado a sistemare le sopracciglia con l'Ultimate Brow Kit, che ormai sapete che io sto adorando. A tal punto che nella cialdina del colore che utilizzo, quindi il marrone più chiaro, si è formato un buchetto, cioè. Non voglio mettere ombretti, però dato che voglio comunque uniformare la palpebra, vado a mettere poco poco di Love Stage in modo da uniformarla, anche se devo dire che col fondotinta si è uniformata più che bene, però proprio poco poco. Vado ad applicare questo eyeliner nero di Wet n Wild, che è l'H2O Proof, che è davvero un qualcosa di magnifico ormai. Come sempre scomparirò proprio una riga sottile come ho fatto qui, giusto per dare un po' di definizione all'occhio. Eccomi qui, con due righe di liner semi uguali, più o meno. E adesso vado ad applicare nella riva interna la matita di Iver Rocher, la Stilo Waterproof nella colorazione 01 Noir, quindi un classico nero. Ok, e infine andiamo ad applicare il mascara. E dato che comunque non ho nulla sugli occhi e voglio un effetto ancora più figo, vado a mettere prima il lash base di Essence e poi sopra il Lash Sensational, il ciglia sensazionale Lash Sensational di Maybelline. Magari vi avvicino la videocamera. Vi consiglio, se ancora non l'avete provata questa base, di provarla. A me piace da impazzire. L'unica cosa è che va pulito benissimo lo scovolino prima dell'applicazione, perché altrimenti viene effetto ragnetto. E stesso discorso è per questo mascara di Maybelline che io sto amando. Vedete che bello l'effetto? A me piace tantissimo. Faccio l'altro occhio e ecco qui entrambi gli occhi truccati. Sul viso vado a stendere un velo proprio leggero di Cipria. Io uso questa qui di Mesauda, che è la Light Velvet. Stupida, mi sono scordata il correttore. Giustamente, però devo dire che con questo fondotinta ho una buona coperenza anche dell'occhiaio, quindi metto proprio poco poco di Super Stay 24 ore di Maybelline, ma veramente poco, e lo vado a stendere con il dito. Come blush, dove non vado nemmeno a mettere la terra, come blush utilizzo questo qui di Astra, che è il numero 03 ed è un blush completamente opaco. E diciamo, con questo color terra, che come vedete è parecchio terroso, vado anche leggermente a scolpire, ma è una cosa veloce e carino questo blush, perché come vedete dà sì colori ma rimane proprio molto molto naturale. Questo ve lo straconsiglio. E per dare proprio un ultimo tocco di luce al viso, dalla mia palettina di neve con un pennello a ventaglio vado, anzi no, con un pennello a ventaglio, perché ora vi spiego cosa mi è successo l'altro giorno. Comunque vado a prendere Plastic, che è l'illuminante. Prendendo, deve essere andata qualche setola nella cialdina di Black Sheep, che è sotto, ho fatto così e mi sono fatta una bella riga nera sul viso. Quindi lo prendo poco poco con il dito e lo vado a stendere. Infine,
vado ad applicare matita e rossetto. Utilizzo allora questa lip liner di Essence nella colorazione 08 Red Blush e poi vado ad applicare questo rossetto di Wet n Wild, che è il Red Velvet, che è un bellissimo rosso. Vi avevo detto, volevo dare importanza alle labbra oggi, e vado a delineare il contorno labbra. Vado a sfumare il contorno con il dito, magari un dito non sporco dell'eyeliner, e vado ad applicare il rossetto. È un rossetto completamente opaco. Questo qui sarà il risultato finale. Il trucco, diciamo, era una cosa in più, quanto vedete, è davvero semplicissimo. Ma ci tenevo comunque a farvi vedere questa cosa del fondotinta di neve, che vi consiglio di fare, soprattutto per quelle persone, so che ce ne sono tante, che hanno preso il fondotinta minerale, ma tende comunque a seccare un po' la pelle, ad evidenziare le pellicine. Infatti per questo motivo io in inverno non lo uso mai. E niente ragazzi, fatemi sapere se lo fate, questa cosina, come vi viene, se vi piace. Vi sembra una buona idea, se vi è piaciuto questo make up. Io come sempre vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao.